Primo passo del meal prep è pianificazione pasti, in modo da avere pasti bilanciati durante tutta la settimana, ancora prima di andare a fare la spesa. Preparo poi i contenitori sulla tavola già porzionati con l'idea di quello che ci metterò dentro e parto con la preparazione che mi richiede più tempo. In questo caso ho scelto verdure di stagione come zucca, carote e patate dolci non americane, perché quelle americane non le riesco a trovare qua vicino a casa. E appunto queste accompagneranno proteina pollo, quindi cerco sempre di avere verdure, carboidrati e proteine. Dopo averle tagliate e lavate vado a creare un dressing, cioè vado a mettere olio d'oliva e poi metto tutte le spezie per evitare il sale il più possibile. Come vedete ho usato rosmarino, alloro e salvia e dopodiché le vado a mettere in forno a 200 gradi circa per 30-40 minuti, dipende un po' dal vostro forno. Seconda preparazione, pollo ai funghi porcini. Come vedete questa è una preparazione realistica, nel senso che non sempre si ha tempo di avere tutto fresco e io a volte preferisco utilizzare qualcosa di anche congelato, ma che mi permetta di avere pasti sani senza perdere troppo tempo. In questo caso ho usato quindi funghi porcini surgelati, che sono comunque buonissimi. Potete utilizzare anche quelli disidratati o quelli freschi. Li metto in una padella con un po' di olio e li faccio cuocere secondo indicazioni che ci sono sulla confezione. Una volta portati a cottura vado ad aggiustare di sale e di pepe, cerco sempre di utilizzare poco sale oppure quello rosa dell'Himalaya e continuo la cottura. Nel frattempo ho tagliato il pollo a dadini e l'ho passato nella farina, potete farlo anche senza farina per renderlo un pochino più sano, e l'ho messo a soffriggere in una padella antiaderente piena di olio. Come potete vedere utilizzo sale e pepe, sale sempre rosa dell'Himalaya. E lascio appunto il pollo andare fino a che è completamente cotto. Una volta ultimata la cottura del pollo vado a sfumare con del vino bianco da tavola, da cucina diciamo, e vado a incorporare pollo e funghi insieme. A questo punto il tocco che a me piace moltissimo è quello di mettere del prezzemolo, anche in questo caso io ho deciso la versione surgelata, non ce l'ho fresco, se ce l'avete fresco ancora meglio. Mescolate ed ecco il primo piatto di proteine pronto, quello con il pollo e i funghi porcini. Le verdure a questo punto sono pronte fuori dal forno e vado a mettere tutto nei contenitori. Quindi preparo il primo meal. Come vedete qui è per due persone e la cosa bella di questi contenitori è che posso utilizzare diverse porzioni. Per esempio questo è porzionato per Michael e c'è più carne e meno verdure. E questo invece è porzionato per me con più verdure e meno carne. Quindi potete giocare con i contenitori. Terza preparazione è la famosa torta salata di cui mi avete chiesto la ricetta, con ancora zucca, zucchine, potete mettere un po' le verdure che volete, cime di rapa, un uovo e ricotta. Faccio semplicemente passare un po' di aglio con l'olio e poi metto le cime di rapa, che appunto le metto tutte con il fiore, a parte i gambi, quelli più duri, come mi avete insegnato voi su Instagram. Vado poi ad amalgamare il resto, non cuocio le altre verdure, non la zucca, neanche le zucchine, perché mi risultano un po' più crunchy, e le amalgamo con appunto la ricotta, l'uovo, le cime di rapa già cotte e il resto delle verdure tagliate e lavate. Potete aggiustare di sale e di pepe secondo il vostro gusto e poi vado a stendere il composto sulla pasta sfoglia. Io ho usato quella della Buitoni integrale, che ha un gusto un po' più rustico, che a me piace, che è quella rotonda. Poi appunto vado a mettere pari tutta la parte delle verdure nella pasta sfoglia e poi arriccio la pasta sfoglia e la vado a mettere in forno. Questa è una torta salata autunnale buonissima ed è un ottimo o contorno oppure pasto e rimane molto leggera e molto molto buona. Quarta preparazione è il piatto forte di Michael, Thai Stir Fry, ed è qualcosa che abbiamo imparato a fare in Thailandia. Sono fondamentalmente tante verdure messe insieme al tofu e alla salsa di soia thailandese e altre salse thailandesi. È un piatto super gustoso e che riempie tantissimo e anche comunque sano. Allora, prima cosa, olio e tofu insieme. Il tofu ha di bello che lo potete
lasciare cuocere e non si brucia, quindi la prima cosa che volete mettere nella padella si deve diventare praticamente dorato, poi iniziate con le verdure. Questo è il cappuccio viola, credo, o cavolo viola, non so bene come si chiami, ed è buonissimo in questo piatto perché diventa poi tutto morbido. Poi aggiungiamo zucchine, aggiungiamo melanzane e potete aggiungere tutte le verdure che volete. Come vedete, noi ci siamo portati dalla Thailandia queste salse. Una salsa è un pochino più agrodolce, che è questa, un po' più densa, mentre l'altra è una salsa di soia thailandese. L'abbiamo ancora da quando vivevamo in Thailandia. Facciamo saltare e praticamente bisogna far cuocere finché tutte le verdure non si ammorbidiscono. Poi abbiamo aggiunto anche i funghi e altre verdure. Potete utilizzare appunto una carta argento per far cuocere nel vapore. Quinta preparazione, buonissimo salmone con asparagi. Questo salmone in particolare con la paprika fa una crosticina buonissima nel forno. È una cosa che noi mangiamo settimanalmente e prepararlo prima ci aiuta appunto solamente a tirarlo fuori dal frigo e a metterlo in microonde. Come vedete, utilizziamo il forno per diverse cose insieme. L'importante è stare attenti ai tempi di cottura. Ecco, quindi continuiamo con la composizione dei contenitori. Ho cotto nel frattempo quinoa e riso insieme e ho tagliato delle verdure crude, carote e sedano come snack. Come le accompagno queste verdure? Con un guacamole al cumino. Che è buonissimo, il cumino per me è la spezia preferita che preferisco, e anche prepararsi gli snack è qualcosa di utilissimo per evitare di, quando si è presi dalla fame, andare a prendere qualcosa che non è magari salutare. Allora, prendo il cumino e lo vado a pestare perché è più buono di quello già in polvere. E lo vado ad amalgamare con tutti gli ingredienti che avete visto prima, quindi yogurt bianco, magro, greco, poi avocado, lime, pepe, paprika e appunto cumino. Tutto insieme con l'immersione e poi ho aggiunto un jalapeno. E questo è buonissimo con le verdure già tagliate. Anche in questo caso la preparazione aiuta proprio per evitare di sgarrare. Ecco quindi l'altro pasto con asparagi, con il salmone con la crosticina e quinoa e riso che ho precedentemente preparato, e l'altro contenitore invece con stir fry, quindi una buona porzione perché fondamentalmente sono verdure, riso e torta salata.